Buonasera, ben ritrovati con Sottocanestro, nuovo appuntamento con il format legato alla Pallacanestro Campana, Campania che vive ore importanti anche con la nazionale a Napoli, al Pala Barbuto. Racconto di quello che avviene in Serie A2, Serie B e il Basket Club Irpinia questa sera a farci visita con Luigi Giuliani. Ciao Luigi, ciao, ben trovato. Carmine, buonasera, salve. E ben ritrovato anche a Davide Bolognese. Ciao Davide. Ciao Carmine, buonasera. I risultati dell'ultimo turno di Serie A2, Girone Ovest, con Napoli e Scafati che vivono fasi completamente diverse. Luigi, ci eravamo lasciati in un'occasione con obiettivi opposti per le due formazioni, Napoli che appariva in difficoltà, Scafati invece con una determinata continuità. Invece quello sta mancando ora, la formazione gialloblu. Racconteremo anche dell'ultimo acquisto di Warner dalla Serie A, dimostrazione di forza del gruppo di Patron Longobardi. Partiamo però dall'analisi di questi risultati da Napoli, che vince contro Biella, protagonista del campionato, risultato di 74-60, dimostrazione davvero di una stabilità ormai trovata da un gruppo che può essere definita la mina vagante anche in ottica post-season, chiaramente un posto da certificare per i playoff, ma parliamo davvero di una formazione che esalta il pubblico partenopeo. Decisamente sì, diciamo che il lavoro che coach Sacripanti e il suo staff hanno svolto in queste settimane sta dando i frutti sperati. E ha vinto le ultime 4 partite consecutive, ha vinto con Torino in casa, ha vinto con Biella, quindi la dimostrazione che una squadra quadrata, gli innesti, soprattutto parlavamo l'altra volta di Iannuzzi, hanno dato probabilmente quel quid in più per raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati, e quindi sono lì a giocarsi i playoff e probabilmente, come dicevi tu, saranno la vera mina vagante per chi li incontrerà ai playoff, anche perché, insomma, tenendo conto di questa striscia aperta, probabilmente hanno anche motivazioni e voglia di fare bene. Il progetto tecnico di Napoli sembrava sgretolarsi dinanzi a formazioni stabili che avevano delle certezze tecniche ma soprattutto tattiche. Invece nell'ultimo periodo, battuta Torino, battuta Biella, Davide, ci sono delle certezze da parte Napoli in questa fase? Io credo che comunque una società che decide di affidare la squadra ad un allenatore di prima fascia abbia degli obiettivi importanti. Il mercato è stato importante, l'abbiamo visto in queste ore con la firma di un nuovo giocatore, ma l'abbiamo visto anche l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando ha deciso di prendere Erkman. Insomma, le ambizioni sono giustificate anche da un mercato importante, da una società importante. Tra l'altro vorrei ricordare che Napoli Basket, grazie alle piccole società che girano intorno alla provincia di Napoli, sta svolgendo un ottimo settore giovanile, presente in tutti i campionati, proprio perché hanno avuto questa opportunità e questa volontà di legarsi con il territorio e con le varie società dell'Interland. Andiamo un po' anche con i parziali della sfida, ed è eloquente il 25-14 iniziale rispetto al passato. Napoli propone un vantaggio in doppia cifra già al decimo e determina quello che è poi l'allungo, che di fatto risulta decisivo, perché una defiance c'è stata sì nel terzo quarto, ma poi il 17-14 finale, insomma, anche sui dubbi di un rientro ospite, la figura di squadra esce comunque concreta, con delle certezze maturate lungo i 40 minuti. Luigi. Sì, sicuramente. È vero che oggi rispetto al basket di qualche anno fa ci sono strisce aperte che ti consentono di recuperare punti molto più rapidamente, quindi quelli che probabilmente un tempo erano parziali che si pensava difficile da chiudere, oggi li chiudi più facilmente, quindi è cambiato un po' il gioco, è diventato molto più veloce, molto più rapido, e quindi il ritmo della partita ti consente tutto sommato di, anche se parti bene i primi due quarti, recuperare più. È più visibile nell'NBA questa cosa probabilmente, sì, che nel campionato italiano, però è un trend che ormai si osserva con una certa continuità. Però è pur vero che andare a chiudere i primi due quarti con 15 punti di vantaggio ti dà una serenità diversa, ti consente anche di superare quelle che possono essere eventuali defiance come è capitato nel terzo quarto con una certa tranquillità, e quindi portare a casa il risultato poi.
Direi anche di sottolineare i dati nell'ultima gara di Terence Roderick, perché in 32 minuti realizza 16 punti, ma con percentuali al tiro completamente diverse rispetto al passato. Meno tiri, percentuale alta, e poi tornando anche al discorso che faceva Davide, Davide vengo proprio da te, insomma il mercato di Napoli prevede Giga Janelidze da Trieste, Antonio Iannuzzi da Brindisi, insomma l'obiettivo Serie A è dimostrato anche da chi peschi in Serie A. Tra le altre cose, tagliano un giocatore, anche lui insomma, se non è di prima fascia, insomma, importante per... C'è stato in Serie A. C'è stato, no, è bello. Poi io vorrei, in merito a Roderick, io credo che Sacripanti sia l'allenatore ideale per questo giocatore, perché quando era ad Avellino lui aveva un ottimo Joe Ragland, che fuori dal campo era abbastanza difficile. La stessa cosa è Roderick, io lo ricordo quando era ad Agropoli, voglio dire, non è proprio un personaggio, esatto, tranquillo, un personaggio, molto poco tranquillo, però da tanto in campo, certo, sì, tanto sì, in campo. Per quanto riguarda Biella invece, i numeri da 25 punti da segnalare per Lorenzo Saccaggi, per una prova che oltre un altro elemento in doppia cifra vede la squadra di Galbiati in difficoltà e con sconfitta a Napoli. Un turno di campionato che ha certificato con la classifica che possiamo riproporre quello che può essere il passo in più di Napoli. Certo, il presidente Federico Grassi in queste ore non ha nascosto le poche presenze al Palabarbuto. Chi c'è propone tanto affetto nei confronti della squadra, ma dice il presidente si guarda spesso al calcio, forse troppo, e poco alla pallacanestro. Però bisogna anche aggiungere che Napoli viene da tanti anni di Champions League nel calcio, certo, e viene invece da diverse società che hanno avuto il nome di Napoli e che però sono sprofondate in poco tempo, quindi probabilmente un po' di scetticismo ancora da cancellare per poi lanciarsi davvero alla corsa Serie A. Ne parlavamo l'ultima volta che sono stato qui da voi e guardavo le immagini del Palabarbuto e dicevo che tristezza vedere una Serie A, una Lega 2 con così poche persone, con tutti quegli spalti vuoti. Io ho una visione un po' diversa da questo punto di vista. Io penso che Napoli non abbia mai sviluppato, proprio per questo amore sconfinato per il calcio che ha sempre avuto, non ha mai sviluppato una grandissima passione nei confronti del basket. Io mi ricordo Napoli in Serie A1 nell'87 con Cozzel McQueen, che è allenatore forse... Targata Paini, credo. Esatto, e idem, il palazzetto non si riempiva. Cioè, Napoli ha vinto la Coppa Italia l'anno prima della Scandone, ma lo stesso, sì, 2006, sì. Quindi cioè, tutto sommato cioè, dovrebbe dal mio punto di vista, proprio memore dei fasti degli anni precedenti, probabilmente dare più un portato maggiore, diverso di pubblico, cosa che non è. Io sono convinto, non per fare paragoni, che se l'anno prossimo Avellino dovesse fare la Lega 2, sono certo che sicuramente i 3.000, i 2.000, i 3.000 spettatori si riuscirebbero a vedere sugli spalti del Pala del Mauro. Paradossalmente anche i palinsesti, quello che propone anche l'orario dei match, spesso in Italia il palazzetto dello sport è molto vicino allo stadio. Allo stadio si giocava il match principale della squadra di riferimento alle 15, alle 18:15 si raggiungeva poi il palazzetto dello sport. Paradossalmente tra sport non c'è tanta condivisione in questi anni e anche questo forse non aiuta il pubblico a lasciare il San Paolo e raggiungere il Palabarbuto, che è poco distante, anche perché lì c'era il Mario Argento e Napoli attende una struttura di altissimo livello negli, esatto, anni. Ah, io credo che poi, riallacciandomi a quello che diceva, sì, Gigi, la passione per la pallacanestro c'è molto più nell'Interland che nella città di Napoli, perché se ricordiamo Sant'Antimo,
probabilmente faceva gli stessi spettatori che fa oggi, però Sant'Anna è una comunità rispetto alla metropoli napoletana. Sì, diciamo che il basket ha guardato spesso alla provincia rispetto alla metropoli. Ma anche oggi con queste piccole società noi le giriamo, le varie squadre della provincia, Mariano, Sant'Andimo ancora oggi, insomma ci sono varie realtà nell'Interland che poi semmai ecco Napoli fa la Serie A 2, no, c'è poco seguito, però semmai Sant'Andimo in Serie B fa più spettatori di Napoli, quindi secondo me il problema è proprio della città, di questa passione per il calcio esagerata e per gli orari noi ne siamo anche noi vittima, perché spesso ci troviamo con l'Avellino Calcio, la Lega Pro alle 5:30 sì. Perché ormai è fisso alle 17:30, noi abbiamo da calendario le partite alle 6, siamo costretti a spostarle, spostiamo volentieri se però le persone escono dallo stadio. Tra l'altro nell'ultimo caso vi siete scontrati con Lazio-Inter ad esempio, per dire quando gli orari aiutano nemmeno il nostro fisioterapista non è venuto alla partita anche per questo, bene così è stato anche multato. Tornando un attimo alla classifica, abbiamo parlato di Biella sconfitta da Napoli, i valori di questo campionato, Napoli ha battuto anche Torino, parlavo di Mina Vagante, può assumere un ruolo decisamente superiore. Sicuramente, lo dicevamo prima, Napoli oggi ha preso consapevolezza delle sue capacità, della sua forza, del suo potenziale, sta esprimendo al massimo tutto il suo potenziale e quindi diventa un rischio per chi l'incontra nella fase successiva. Io sono convinto poi che, come diceva anche Davide, con l'esperienza di coach Sacripanti possano fare sicuramente grandi cose. E comunque già il fatto che sia riuscito a prendere una squadra che era quasi sul limbo dei play-off, dei play-out, e l'ha riportata ora dentro i play-off, con credo 2 o 4 punti sulla, forse 4 addirittura sì, sì. Sulla, ora 2 su Tortona ma 4 ad esempio su Scafati, insomma ha fatto veramente un lavoro egregio. Diciamo vinto a Tortona Napoli. È ufficiale che sono fuori dalle zone basse, perché, anche perché mi sembra che i giochi siano abbastanza fatti. Un mesetto fa c'era il dubbio ancora del play-out per Napoli, già quello è scampato. Napoli che affronterà l'Eurobasket Roma e siamo ormai nella volata conclusiva della regular season, perché ci sono due appuntamenti. E poi tra l'altro ricordiamo la Coppa Italia di Serie A 2 e Serie B e da lì partirà poi la fase ad orologio. Napoli che affronta l'Eurobasket Roma, occasionissima possiamo dirlo, al di là dell'obiettivo dell'Eurobasket che ha già sorpreso Scafati al Palamangano poche settimane fa. Eurobasket insomma non è proprio, se Napoli è la mina vacante delle zone alte, Eurobasket non è che sia molto diversa per le zone basse, però io credo che per lo stato di forma, per lo stato in cui dal periodo in cui viene Napoli, io credo che per la partita non ci dovrebbero essere tanti problemi. È un po' scettico come sempre Sacripanti, lo è sempre stato, però credo che sia abbastanza, sulla carta è molto facile la partita. Sì, anche in questo caso parliamo spesso dell'approccio, in questo caso ancora di più, perché dopo aver battuto Biella con quell'inizio può anche nascere con questo stesso passo il match contro l'Europa. Trovare dentro di sé e all'interno del gruppo le motivazioni per affrontare la prima in classifica o comunque una squadra di spessore, è molto più difficile poi dare continuità dei risultati quando devi incontrare la penultima o l'ultima in classifica, dove veramente rischi poi di fare false partenze, dove inseguire l'avversario, insomma ricostruire poi tutto il percorso per giungere alla vittoria, e lì è il lavoro dello staff tecnico, del coach, di insomma non mollare la presa, magari con qualche urlo in più in allenamento, insomma tenere tutti sul... Sì, sta raccontando la storia del basket club team, però vabbè, diciamo che poi è la storia di tutti i club a tutti i livelli. Pubblicità, al rientro il commento su Scafati e Caserta, a tra poco.
Rieccoci da studio e parliamo della Givova Scafati. In netta difficoltà, striscia negativa per la formazione di Giovanni Perdichizzi, che una settimana fa, dopo una sconfitta, ha anche rassegnato le proprie dimissioni, sconfitta anche contro la Reale Mutua Torino, un match non semplice perché parliamo della capolista, 67-73, ma in Campania Torino aveva perso a Napoli, vince invece a Scafati e in questo caso, Davide, 8-23 per iniziare, e quando parti così con la capolista si fa tutto più difficile. Sì, l'inizio non è proprio dei migliori, la Scafati ci ha comunque negli ultimi anni ci ha mostrato sempre più o meno lo stesso basket, cioè si parte con delle ambizioni, si arriva con obiettivi cambiati, oggi è in una zona di tranquillità in classifica, però probabilmente la proprietà è scontenta di quanto si sta avendo, e quindi questo fatto, poi l'allenatore che ha deciso di dimettersi, un giocatore che è andato via, un giocatore che è arrivato, insomma tutti questi cambiamenti non fanno mai bene se si limitano a 7 giorni, perché tutto è successo in 7 giorni, non fa mai bene all'ambiente, si destabilizza l'ambiente e poi ti porta a giocare delle partite, e l'8-23 mi sembra sia proprio lo specchio della settimana vissuta da Scafati. Però comunque non si sono persi d'animo, sono partiti malissimo, alla fine contro la prima in classifica hanno perso di soli 6 punti in casa. C'è solo da poter migliorare, insomma. Possono vivere comunque una fase di rilancio, 8-23, 22-19, 18-17, 19-14, quindi match vissuto in crescendo, ma troppo tardi la ripartenza, perché comunque il meno 15 al decimo è risultato troppo pesante, Luigi. Hanno preso un parziale di 23-1 praticamente, sì. Nel primo quarto, e poi non hanno più recuperato, nonostante abbiano vinto i parziali dei tre quarti successivi. Però obiettivamente Torino è una squadra troppo quadrata per la situazione attuale di Scafati, quindi non sono riusciti a sovvertire e a ribaltare questo parziale iniziale del primo quarto. E aggiungiamo anche questo aspetto con l'uscita di Portannese a livello fisico, perché ancora tutti zeri, presenza al referto ma non è sceso in campo, Scafati ha ceduto di schianto in questa stagione. Troppo metronomo, ma anche legarla soltanto a questa assenza forse è riduttivo, perché comunque la squadra deve sapere andare oltre l'assenza di un giocatore seppur importante? Il tema è che quando si costruiscono e si assemblano delle squadre ci sono degli equilibri che sono importanti, e quando l'equilibrio risulta minato o viene, come dire, salta per la mancanza di uno dei componenti della squadra, è difficile, soprattutto quando è un giocatore così importante. È difficile poi trovare e recuperare quell'equilibrio negli altri giocatori, soprattutto poi in una settimana così particolare come quella attuale. Quindi è un mix di capacità di gestire la squadra, di infondere tranquillità ai compagni. Ecco, tutto quello è venuto meno, e quindi in questo momento probabilmente è una persona troppo, è un giocatore troppo importante per la squadra, per il team. Torino ha delle certezze nel duo americano Pinkins-Marks, poi nei 15 punti di Cappelletti, che cresce davvero tanto nel torneo di Serie A2, ma Scafati non si perde d'animo, firma Angelo Warner, un giocatore che pochi giorni fa era in Serie A, prima della Coppa Italia è stato rilasciato praticamente da Brescia, giocatore che quindi ha disputato anche la Eurocup, firma in Serie A2, dimostrazione di forza per padrone Longobardi. Meno 4 dalla zona playoff, ma ci crede anche nel tentativo di rientro, c'è l'occasione anche di recuperare nella fase ad orologio. Ah, certo, voglio dire, è una società che comunque investe, Longobardi non ha bisogno di dimostrare le proprie potenzialità, però una società che prende un giocatore del genere e chiede, insomma, l'ambizione è quella di fare i playoff, io credo sia tutto
insomma, di normale, voglio dire, se no avrebbero preso un under dall'ultima squadra della provincia, invece hanno preso un giocatore dalla Serie A, tra l'altro che giocava, cioè non è che hanno preso un panchinaro, hanno preso un giocatore molto forte. Sicuramente la classifica è abbastanza corta nelle posizioni basse dei playoff, recuperare 4 punti prima del termine della regular season e poi durante la fase d'orologio, questo secondo me si può fare, anche se la posizione, il posizionamento nella regular season è importante anche in ottica della fase d'orologio. Quindi bisogna, secondo me, se vuole fare i playoff deve recuperare subito in regular season. Ha posto anche l'obiettivo, il patron, vogliamo i playoff, l'arrivo di Warner dimostra la nostra assoluta convinzione di poter raggiungere i playoff passando per una delle prime 8 posizioni della classifica, ha anche raccontato un po' l'evoluzione stagionale, ma ha aggiunto ogni altra considerazione mi riservo di compierla a fine campionato senza dimenticare il fatto che abbiamo incassi da Serie C Gold, che godiamo di poca riconoscenza da qualcuno nonostante l'alto livello di competizione a cui siamo ormai abituati da molti anni e che sono il finanziatore insieme alla famiglia e alle aziende a noi collegate di 2/3 dei costi dell'intera partecipazione al campionato di Serie A2 del basket Scafati. Benvenuto comunque ad Angelo Warner, ora confortati anche dal recupero di Portannese. Auspico che il nostro coach e i ragazzi riprendano il cammino verso le prime 8 posizioni. Lancia segnali molto decisi verso l'estate. E sì, decisamente sì. Il tema è che una Lega 2, secondo me, si può fare serenamente, con anche non solo con gli incassi, però con un buono sponsor e con una buona partecipazione di pubblico, riesce già ad avere un budget che ti consente di poter fare senza grosse difficoltà una buona stagione. È ovvio che nel momento in cui fai tanti investimenti, come dice lui, i 2/3 del nostro budget li tira fuori il gruppo Longobardi, e non abbiamo neanche il riconoscimento e la riconoscenza, tra virgolette, del pubblico e quindi della cittadinanza che viene a riempire il palazzetto quotidianamente, dice perché questo investimento? Perché distogliere energie e drenare flussi finanziari dalla mia azienda, dal mio gruppo, per spostarli su un'attività che non ha visibilità e riconoscimento a livello locale? Giustamente fa delle riflessioni, probabilmente l'amaro in bocca è tanto in questo momento, è un po', diciamo, il discorso che facciamo prima per Napoli, no? Però ovviamente vedere, ecco, la curva vuota con pretendiamo rispetto da tutti a fronte del fatto, io non so quanto possa aver messo, però immagino anche 700-800 mila euro, immagino che sia un investimento di un certo Warner spessore. Ha comunque firmato inizialmente Putney, poi ha firmato Stephens in corsa, Fraser rilasciato, esatto, parliamo certo di tanti giocatori firmati. Portannese, comunque un giocatore reduce da stagioni in Serie A, veniva dalla Svizzera ma comunque ha giocato in Serie A, parliamo di investimenti d'altissimo livello, quindi per quanto riguarda la proprietà ci sarà chiaramente una valutazione anche in futuro, ricordando quello che è stato anche il discorso estivo 2019, Scafati apriva anche ad Avellino e ad un'evoluzione tramite wild card, quindi è un discorso aperto sulle valutazioni perché è una famiglia appassionata di pallacanestro e da questo segnale lanciato possono aprirsi anche altri dettagli, Davide. Sì, vabbè, non nascondiamo che Longobardi è uno dei migliori amici del dottore Cardillo, il nostro presidente, quindi in estate ci sono stati delle telefonate tra i due molto cordiali e giustamente, insomma, oggi si ripropone quello che Longobardi diceva in estate, cioè nel basket io ci metto molti soldi che probabilmente per noi sono tantissimi, per lui saranno spiccioli, però anche un euro investito in una società di pallacanestro quando non c'è la non voglio parlare di riconoscenza da parte della città e del pubblico, ma quantomeno uno si augura che in Serie A2 ci siano
quelle 2-3 mila persone che vadano al palazzetto a seguire, a sostenere una squadra che non è che è ultima in classifica a 0 punti, cioè sta lottando per i playoff. E quindi mi sembra giusto quello che ha detto nella presentazione del nuovo giocatore: è successo questo, questo, questo e questo, e comunque benvenuto al nuovo giocatore. Quindi io credo sia tutto lecito quello che dice Longobardi, e in merito all'estate, insomma, ci siamo poi limitati a questo, a parlare un po' di Scafati, delle vicende di Avellino. Lui è comunque molto legato alla città, lo ha sempre detto, evidenziato. L'amicizia con il dottore Cardillo credo sia anche simbolo di quanto voglia bene alla nostra città. È rimasto molto male dalle nostre vicende sportive, ma noi del Basket Club Irpinia, il dottore Cardillo, ma credo che comunque tutta la città sa che in lui può sempre trovare una scialuppa di salvataggio. Ma di fatto anche la famiglia Givova, che comunque è legata a Scafati e a Longobardi, ha dato una mano alla Scandone in questa stagione condizionata da tutto quello che è stata l'evoluzione della stagione precedente. Tornando un po' al campo, perché Scafati perde di 6 contro la capolista, ha iniziato male, ma comunque non aveva JJ Fraser, ovvero non aveva un americano, inserisce Warner, recupera Portannese, quindi la prospettiva verso il prossimo match è di un sistema recuperato? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ovviamente bisogna scontare l'inserimento di un nuovo giocatore all'interno del sistema di gioco, però ovviamente l'esperienza del basket italiano lui l'ha già maturata. Scende di categoria, sicuramente un giocatore che può fare la differenza a quel livello e può aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. È ovvio, mancano 2 giornate, recuperare 4 punti in 2 giornate non è facile, anche perché li dovrebbe recuperare sul Napoli, quindi è una lotta fratricida a questo punto. No, ma soprattutto il calendario di Scafati non è agevole perché prosegue con una trasferta a Bella, Trittico piemontese, dopo Casale Monferrato, poi Torino, ora c'è l'Edinol Biella, non è facilissimo recuperare, e soprattutto con questo calendario, Davide. Io credo che se con il rientro di Portannese, il nuovo innesto, se si riesce a ricomporre il sistema e a scontare nel più breve tempo possibile l'inserimento di questo nuovo atleta, io credo che alla fine Scafati possa quantomeno strappare quella partita decisiva per l'accesso ai playoff. Io più che la rincorsa su Napoli direi più su Rieti, perché alla fine è possibile fare questo, anche perché Rieti non mi sembra che abbia comunque un calendario molto molto agevole. Certo, possiamo dire che le prime 8 forze di questo campionato, paradossalmente la stessa Tortona al momento non merita il passo in più nella zona verde, quindi diciamo che il campionato si sta delineando. Rieti con il suo coach Rossi sta dimostrando maggior convinzione nei propri mezzi in questa fase. Passiamo al girone S, dove per Caserta è una fase complicata, con risultati che sono divaghi. C'è stata la vittoria con Orzinuovi, che è stata davvero preziosa, ha salvato la differenza canestri contro, parliamo della cestistica San Severo, che però ormai ha compiuto un balzo netto e con Lino Lardo sembra lanciata ad una salvezza tranquilla. Gruppo A20 con Caserta che ha un fattore in più, il 2-0 nei confronti di Piacenza, paradossalmente la formazione che ancora occupa l'ultima posizione per i playoff, e incredibilmente San Severo ora lanciata verso quella posizione. Però restiamo un attimo al punteggio, ovvero al KO di Caserta sul campo di Mantova, 82-66, anche in questo caso tutte le difficoltà del gruppo di Nando Gentile. Luigi. Se le giocate i primi 2 quarti, è stata impartita i primi 2 quarti, poi il terzo e quarto quarto è un po' calata, e probabilmente ci potrebbe essere un tema di tenuta atletica della squadra. Mancava Giuri, se non vado errato, quindi anche questo ha impattato sulla performance complessiva della squadra.
La realtà è che Caserta nelle ultime 9 giornate ne ha vinte 2 e ne ha perse 7, quindi sì, probabilmente 9 giornate fa era dentro i playoff, serena, contente, e invece tutto quello che è successo in queste settimane ha fatto sì che, lo dicevamo l'altra volta, no? Inizia a giocare a tennis, dice, giochi col braccino, no? Inizia a tirare corto, inizia ad aver paura di quello che succede. Hai vinto con ordini nuovi, ma stentando tanto. Un supplementare. Quindi davvero tanto preziosi quei due punti, perché rischiando tanto, e quindi oggi sei lì. A rischio, a forte rischio, insomma. Però, ecco, rispetto a un mese fa, i playoff io li vedo decisamente più lontani, almeno, visto, anche se le prossime due giornate, cioè, vabbè, hai Ferrara che si gioca una posizione migliore nella fase a orologio, perché è nel gruppo di quelle a 28, quindi si potrebbe giocare ancora tanto, sì. Però il discorso che facciamo anche con Davide, guardiamo, lo dicevo prima, ai due punti di differenza dalla zona playoff dell'ultimo posto, per dire che la prospettiva di questo campionato è completamente aperta. Però oggi per Caserta, tramite anche la fase d'orologio, reinserendosi anche nel discorso ovest, perché poi ci sarà il flusso, comunque c'è da salvaguardare innanzitutto il titolo sportivo di A2 e poi ragionare su quello che può essere il percorso dall'estate in poi, perché comunque ricordiamo Caserta ha un mercato bloccato in entrata ed è tutta una valutazione nei prossimi mesi. Innanzitutto io credo che questo girone sia abbastanza delineato nelle prime 8, nel senso che quelle prime 8 saranno sicuramente le prime 8, che poi la settima classificata abbia solo 2 punti dal secondo posto, dal terzo posto, è sintomo di un campionato comunque equilibrato. E di fatto anche alterato dalle posizioni, ad esempio, di Verona e anche di Udine, non ci si attendeva Ravenna e Forlì così in alto e Verona terza, ad esempio, in estate, esatto, che hanno un po' alterato tutto il discorso. Ravenna è un po' la sorpresa, chiamiamola tra virgolette sorpresa, nel senso che questo divario esagerato con la seconda, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Sono 6 punti. Abbastanza lanciata per in questa fase orologio per i playoff. Però per quanto riguarda Caserta, io credo che comunque ricordiamoci che è una squadra costruita per la serie, era costruita per la Serie B, sì, con dei giocatori importanti per la Serie B. Che però quando fai questo passaggio tra la Serie B, dove possono giocare solo gli italiani, e la Serie 2 dove poi ci sono gli americani, con un mercato che poi è stato bloccato successivamente, questo ti danneggia tra virgolette. Gli infortuni, gli infortuni non hanno garantito aiutato serenità al gruppo, perché quindi voglio dire, è incredibile. E comunque a 2 punti dalla zona tranquilla, dalla zona cuscinetto, l'importante saranno queste prossime partite, però ripeto, secondo me più di questo non è che ci si poteva aspettare la prima posizione, nel senso, ripeto, è una squadra costruita per la Serie B, mercato bloccato, insomma, speriamo che possano quantomeno raggiungere la zona tranquilla della classifica e quindi salvare il titolo. La Serie 2 più che il titolo. In questo momento sì, e poi per un coach non è semplice, perché il mercato risulta bloccato, devi anche controllare le risorse a livello fisico, se Talen è tornato sì, però è umorale, c'è tanto da dover ragionare. Ricordo la conferenza stampa casalinga, ma anche quella di San Severo, un punto ha garantito la conferma della differenza canestri con San Severo, e per Nando Gentile era tantissimo, era sereno già per questo aspetto, di fatto è stato cruciale poi il successo con Orzi Nuovi. Certo. No, è ovvio, la situazione di Caserta, come diceva Davide, è molto complessa e questo si ripercuote poi quotidianamente sul lavoro dello staff tecnico e di Nando Gentile, che è conscio sicuramente del potenziale della sua squadra, altrimenti non si sarebbe saltato per una sconfitta a San Severo, dove è mantenuto per un punto
la differenza canestri. Oggi il percorso di Caserta è abbastanza delineato e quindi la capacità, insomma, di poter portare nelle prossime due partite, prendere quei due punti che gli consentano di uscire, di non arrivare tra le ultime tre, probabilmente è l'obiettivo minimo, o massimo probabilmente, che gli consentirà appunto poi di poter programmare il futuro. Ferrara e Milano per chiudere la regular season, ma tanto passerà, in questo caso possiamo dirlo, dalla fase ad orologio, ricordando che con Roseto al 2-0 contro, deve stare attenta anche al rientro di una formazione che sembrava ormai lanciata verso la retrocessione, ma che resta ancora lì. Davide. In queste ultime due giornate, insomma, non è facile, gli scontri diretti non sono proprio a favore. Io credo che alla fine ora è tutto un problema di testa e, come diceva prima Gigi, insomma, le gambe devono un attimo recuperare, perché puoi fare tutti i lavaggi che vuoi sul cervello degli atleti, però poi se le gambe ti lasciano dopo 20 minuti non è che possiamo fare altro. Quindi io credo che principalmente è mentale, se mentalizzi i tuoi giocatori che bisogna salvarsi e che queste due partite saranno cruciali, io credo che qualcosa possa cambiare. Pubblicità, al rientro il commento della Serie B, a dopo. Rieccoci da studio con il commento della Serie B, con Palestrina che si conferma in vetta, quota 40 punti, 36 per Salerno, con l'esordio positivo per Adolfo Parrillo sulla panchina di Salerno da head coach, perché ha vissuto la prima parte di stagione da assistente, poi ha lasciato momentaneamente lo staff tecnico della formazione blaugrana, poi è tornato dopo l'uscita di scena di Benedetto. Luigi, come valuti questa soluzione praticamente interna per la società di Nello Renzullo? È da leggere, nel senso che è strano che una squadra che sia seconda in classifica, che nelle ultime 5 Legio ne ha vinte 4 e ne ha persa una, sta andando probabilmente quantomeno in linea con gli obiettivi dati che si era data, esonera l'allenatore, quindi probabilmente è successo qualcosa che è andato a ledere il rapporto fiduciario o tra l'allenatore e la squadra o tra l'allenatore e il presidente. In realtà Luigi un obiettivo l'ha saltato, perché volevano una posizione da Coppa Italia, giocare quindi nel weekend di marzo la Coppa Italia, il secondo posto mancato, probabilmente si è trascinata anche la mancata qualificazione alla Coppa Italia e poi il capo di Cassino ha aperto questo. Potrebbe essere assolutamente questo il motivo, la motivazione ovviamente non... parlo da allenatore ovviamente, no? Esonerare l'allenatore vincente, tra virgolette, che al secondo posto in classifica, ci deve essere qualcosa di grave. E probabilmente se il tema era, per noi è fondamentale ed è un obiettivo stagionale, la Coppa Italia, probabilmente andava esonerato prima l'allenatore a quel punto. Parrillo è un allenatore di esperienza, ha iniziato come assistant di Benedetto all'inizio del campionato, poi è andato via, era il responsabile del settore giovanile di Salerno, quindi non si... sostituito Alessandro Marzullo. Ha sostituito il nostro coach come responsabile del settore giovanile, non si discute come allenatore, del resto lo dimostra la grande esperienza, dimostra il fatto che ha preso una squadra in corsa e ha vinto il derby con Pozzuoli abbastanza tranquillamente, quindi diciamo è stata una scelta di continuità probabilmente, o di discontinuità a questo punto, nel senso che probabilmente lo stile, se c'era qualcosa che non andava nei rapporti tra squadra e allenatore, io devo dire probabilmente propendo per questa possibilità, probabilmente Parrillo è la persona che con la sua esperienza, la sua capacità è in grado di dare continuità di risultati alla squadra. Davide, possiamo dire non è un caso, l'assistente viene allontanato dalla prima squadra restando responsabile del settore giovanile, poi viene esonerato il primo allenatore e chi era stato allontanato diventa primo allenatore, diciamo che possiamo anche dire che qualcosa non andava e ora
hanno cercato di ritrovare una certa linearità nel discorso stagionale correndo verso i playoff, perché comunque Salerno può assumere un ruolo da protagonista in questo campionato davvero. Vabbè, la soluzione interna, io credo che a questo punto comunque coach Parrillo conosceva la squadra, conosceva il sistema della squadra, si trova in una situazione un po' delicata fuori al palazzetto, perché si trova adesso a gestire sia i gruppi giovanili sia la prima squadra, gruppi giovanili che giocano a Pontecagnano, la prima squadra che gioca a Pellezzano, Salerno a Pellezzano, abbiamo detto la struttura di Rola, quindi non è proprio una cosa semplicissima, la sua vita insomma ha deciso di stravolgerla, però io credo alla fine quando vinci ha sempre ragione. Ora, chi ha messo Parrillo lì vincendo contro Pozzuoli? Pozzuoli, è pur vero che mi sembra sia senza l'allenatore perché è stato squalificato per l'ultima. E soprattutto sta vivendo una fase delicata di campionato, perché resta nel limbo della fase oltre i playoff, con il rischio di essere richiamata dalle formazioni che vogliono evitare i playout. Quindi per Pozzuoli è una fase delicata. Il loro miglior giocatore è stato squalificato fino a maggio, quindi voglio dire, non è proprio in una situazione semplicissima. Però voglio dire, vincere aiuta a vincere, in settimana ha avuto quindi 2 settimane, con la breve parentesi della partita con Pozzuoli, ha avuto 2 settimane per lavorare. Io credo che sia una buona soluzione, anche mi fa piacere anche che insomma sia lui l'allenatore di questa formazione, se lo merita. Esperienza lo scorso anno. Se recuperiamo anche la classifica di qualche turno fa, legandola poi a quella odierna, possiamo notare il balzo di una formazione, ovvero la Virtus Cassino, che era confinata all'ultimo posto, ora si ritrova praticamente a lottare per uscire dalla zona play-out, quando diciamo che il mercato può modificare anche i valori di un campionato che risultava anonimo per una formazione che era retrocessa lo scorso anno dalla 2 alla B e che ora si sta salvando praticamente. Luigi. Eravamo stati facili e buoni profeti qualche settimana fa quando abbiamo parlato di questa cosa. Luigi, questa è del 12 dicembre, puntata di Sottocanestro del 12 dicembre, facciamo vedere un attimo quella... Non era molto diversa un mesetto fa, quando ci siamo visti era a metà gennaio. Eccola lì, Cassino, terz'ultima ma con 12 punti, e tra l'altro ha superato Avellino che ha 10 punti sì, ma 2 sono sub iudice. Il 4 marzo ci sarà udienza al Tribunale federale, e il rischio concreto è che Avellino perda 2 punti, si ritrova quindi in quella situazione, si ritrovi con 4 punti di ritardo dalla terz'ultima e con soli 2 punti di vantaggio, con Scauri che ha la differenza canestri a favore. È una situazione particolare. La buona notizia è che il mercato di Avellino della Scandone si è sbloccato, sono entrati una serie di giocatori che ci auguriamo possano aiutare il coach De Gennaro a cambiare un po' l'inerzia di questa fase della stagione. Scandone che fa 0-5 nelle ultime 5 partite, sì. E quindi è necessario invertire la tendenza per poter appunto allontanare Scauri e non rischiare la retrocessione diretta, insomma. Davide, la situazione di Avellino, ricollegandola alla classifica e a 2 punti che oggi vediamo da classifica della Lega Nazionale Pallacanestro, ma andando sul sito della FIP, propone invece giocate 21 per Corato e Avellino, con una classifica che non vede i 2 punti ottenuti il 27 novembre scorso sul campo. Sì, l'omologazione della partita è stata sospesa, perciò vediamo 21... La reale classifica è questa, in realtà. Sì, la reale classifica è questa. Io ho il mio pensiero in merito alla partita con Corato. Se fosse stato, insomma, pagare e dimostrare di aver pagato questa classifica rispetto a una partita, mi sembra, di novembre. Sì, 27 novembre scorso, recupero di quanto non disputato in precedenza per la pioggia al palazzetto. Voglio dire, è una situazione così semplice da gestire che se ci fossero dei reali motivi, dei reali riscontri, non motivi, dei reali riscontri, oggi la federazione avrebbe già omologato la partita. Il fatto di andare in tribunale
con una procura federale che ha fatto le indagini, ora si va al Tribunale federale, mi fa pensare, insomma, che abbiamo quasi del tutto perso i due punti, perché quando vai quando arrivi a questa situazione mi sembra. Come diceva Carmine, dobbiamo sperare nella buona fede del Corato che. Sì, o nel dimostrare la buona fede di quanto accaduto, però chiaramente torno al punto di Davide, se la procura gira l'incartamento al Tribunale federale significa che qualcosa di negativo sembra aprirsi, però attendiamo i riscontri. Io direi una cosa, chiedo a Gigi. Gigi, se tu avessi firmato, avessi preso dei soldi e avessi firmato a nome di Carmine Quaglia, poi perdi la partita e hai modo di fare ricorso e quindi vincere la partita, rilanciarti in classifica, perché Corato si rilancerebbe in classifica, e se il Tribunale federale ti dà ragione potresti anche avere un'altra volta i soldi. Penso che Corato, insomma, abbia fatto veramente chapeau. Il gioco delle parti, si ritrova con due punti gratis in classifica, però attenzione, attendiamo prima l'esito, sì. Però possiamo anche dire che il regolamento parla chiaro, c'è da dimostrare con i documenti quello che è accaduto. Nel caso in cui arrivasse un esito negativo, significa continuare a lavorare come stanno facendo, lo dicevo l'altra volta, lavorano tanto, si allenano tanto e quindi ora c'è soltanto da tramutare in punti tutto il lavoro settimanale che lo staff tecnico fa svolgere alla squadra, insomma, e puntando anche su nuovi innesti che potrebbero aiutare, insomma, la squadra ad avere una dimensione anche un po' diversa, ecco. Salerno farà visita a Valmontone, formazione anch'essa in grande crescita. Avellino disputerà il derby contro Sant'Antimo, formazione ora a quota 24 e anche parziale sorpresa, perché è una formazione che si è rimodulata con il passaggio da Napoli a Sant'Antimo per ricreare entusiasmo anche in una piazza che è comunque storica per la pallacanestro campana. Davide. Sì, lo dicevo prima, Sant'Antimo, io credo che tra le due, tra Napoli città e Sant'Antimo, ci sia molta più passione a Sant'Antimo. Vengono anche loro da una storia importante, avere oggi una Serie B. Noi l'anno scorso abbiamo giocato contro questa società con la Partenope, che giocava a Giugliano, comunque era ben seguita, ricordo un palazzetto comunque molto affollato, e oggi in Serie B comunque fanno delle buone presenze, degli ottimi dati sugli spettatori. La piazza, ribadisco, viene da una storia importante. La società ha investito molto, soprattutto all'inizio, l'anno scorso e due anni fa, ha investito molto sul settore giovanile, quest'anno ha investito molto sulla prima squadra, ha preso dei giocatori comunque importanti, senza ombra di dubbio. Quindi voglio dire, secondo me è una società da prendere ad esempio, insomma, la prima cosa che fai è fondare la società e puntare sul settore giovanile per poi puntare sul rilancio della prima squadra in una piazza importante. Io credo che, insomma, fa piacere vedere che esistano ancora società come quelle di Sant'Antimo. Punto sulla C-Gold e sul Basket Club Irpinia, parto da Gigi. Sì, ovviamente. E allora il punto lo faccio con te, poi chiediamo anche al dirigente bolognese. Fai delle richieste ora. No? Va bene. Cosa diciamo di questo Basket Club Irpinia? Diciamo che il lavoro, ne parlavamo giusto ieri in una pausa di allenamento con il coach, il lavoro che è stato impostato in queste settimane inizia a dare i frutti. Ovviamente, come sempre, quando si lavora bene, la società ha lavorato bene, non perché c'è Davide, ma obiettivamente, ne parlavamo anche prima con Davide, quest'anno ha investito tanto. Ha investito tanto per creare un roster adeguato. Ci si è resi conto in corsa che c'erano delle situazioni, soprattutto dal punto di vista caratteriale, non tecnico, ma caratteriale, che limitavano e minavano l'equilibrio della squadra, e si è intervenuti, si è avuta la voglia di intervenire e si sono presi ulteriori giocatori.
Ovviamente è stato individuato gli ultimi due inserimenti che ci sono stati, sia il ritorno dopo la scorsa stagione di Davide Granata da Bellizzi, ma soprattutto l'inserimento di questo ragazzo greco, Nello Cannellos, insomma, Garpis, che ci ha dato una dimensione diversa. C'è anche da dire che il calendario ci ha aiutato nelle ultime giornate, fermo restando che abbiamo strabattuto una delle favorite al salto di categoria, che è Agropoli. Siamo arrivati anche più 32 a un certo punto, non c'è mai stata partita obiettivamente, quindi questo ci dice che la squadra è in forte crescita e possiamo ambire al sesto posto, che è quello dove siamo oggi, che ci consentirebbe di giocarci i playoff. È ovvio che, per questo la battuta di Davide prima, oggi non dobbiamo mollare la presa, anche perché domenica abbiamo la partita che è fondamentale, probabilmente è la chiave di volta, il fattore di successo della nostra stagione. Se vinciamo domenica a Venafro, probabilmente a quel punto la strada verso i playoff è in discesa. Se perdiamo domenica si complica un po', li possiamo raggiungere perché abbiamo lo scontro con la sesta in casa, vincendo andremo 0-2 con Catanzaro, quindi comunque potremmo ambire ai playoff, però è ovvio che ci teniamo a questo, anche perché tra le squadre che dobbiamo incontrare c'è Salerno, che si è rinforzato con l'acquisto di un ragazzo lituano, ne parlano come di un fenomeno. La prima partita che ha giocato ha fatto 33, 34, 32, quindi insomma dobbiamo andare lì. E quindi sarà una partita difficile, dobbiamo giocare in casa con Catanzaro, insomma abbiamo ancora un po' di partite che importanti da affrontare. Davide, di fatto dopo la rincorsa verso la zona playoff con Venafro e lo scontro diretto, per capire davvero chi siete in questa fase di campionato? Ma io credo che con Venafro sia la partita della nostra tranquillità per la fine dell'anno, nel senso che, come diceva Gigi, vincendo poi abbiamo la strada in discesa per i playoff, perdendo lì sicuramente possiamo raggiungere comunque i playoff, perché con Catanzaro abbiamo lo scontro diretto a favore, anche se finora con l'ingresso di Cannellos abbiamo giocato contro le squadre, insomma, di seconda fascia, c'è stata un'ottima prova con Agropoli che ci fa ben sperare. Ora però abbiamo partite come la trasferta ad Ischia, abbiamo Angri in casa, la partita con Salerno a Salerno, insomma non partite facili sulla carta, però se vediamo la partita con Agropoli siamo quasi tranquilli, e io credo che noi oggi siamo in grado di giocarcela con tutti senza aver paura, e non siamo da sesto posto. Oggi noi, e Gigi credo mi dia conferma, paghiamo quelle 2-3 partite di inizio anno che insomma erano facili sulla carta, che però siamo stati in grado di perdere anche con abbastanza una batosta, diciamo così. Sì, almeno, anche con i punti in negativo poi, sì, da dover, esatto, perché ritrovare oggi in corso con quattro punti, dico, due partite, Maddaloni e Cercola, oggi tu eri proiettato tranquillamente nei playoff, ma anche la partita con Venafro in casa, esatto, quella, vincendo quella, anche oggi avrebbe... in casa abbiamo, insomma, sì, era ancora in una fase di rigenerazione, esatto, del progetto. Grazie a Davide Bolognese per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Luigi Giuliani. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie con entrambi. Grazie in regia ad Enrico Coppola e Giuseppe Andrita. Buon proseguimento di serata sul canale 696.